E il traghettamento verso il futuro passa anche da motori potenti ma ibridi, senza nulla togliere dunque alle prestazioni, per esempio, di una supercar. E la sigla I per la casa tedesca BMW rappresenta le vetture più evolute del gruppo, come la i8, una supercar appunto ibrida, che è la prima plug-in della casa tedesca di Monaco di Baviera. È una 2 più 2 evoluta anche nei materiali. Vediamo. Rivoluzionaria lo è già nell'aspetto, linea da navicella spaziale aggraziata al punto tale da farla sembrare un oggetto delicato. L'apertura delle portiere ad ala di gabbiano hanno permesso di tenere la vettura ad un'altezza di 1,35 m, facendo un tutt'uno con il cofano e ottimizzando dunque l'aerodinamica. La i8 è costruita con materiali altamente tecnologici, leggeri con plastiche speciali mescolate a fibra di carbonio. Ed è ibrida plug-in. Si muove infatti grazie a due propulsori, quello elettrico da 131 cavalli posizionato nella parte anteriore, coppia massima 250 Nm, che lavora sulle ruote anteriori, e quella benzina di 1,5 litri turbo a 3 cilindri da 231 cavalli Twin Power Turbo, che spinge su quelle posteriori. Insieme danno alla i8 prestazioni da supercar, 362 cavalli, ma consumi estremamente bassi. La casa parla di poco più di 2 litri di carburante per 100 km secondo ciclo europeo. Una puro sangue sportiva che scatta da 0 a 100 in poco più di 4 secondi e mezzo e dà la possibilità di far lavorare la trazione in modalità integrale, ma quando serve andare solo in elettrico viaggia con trazione anteriore e la ripartizione della coppia è dinamicamente ottimizzata. Obiettivamente prima di partire bisogna studiare un po'. L'interno si presenta con un cockpit degno di un jet e dunque diventa indispensabile la figura del tecnico chiamato Product Genius, Alessandro, che si interfaccia con il conducente. Tra le mille novità introdotte grazie alle ultime tecnologie, Alessandro ci spiega come si può gestire l'i8 da un cellulare o l'iPad con un'app, introducendo il numero di telaio e la targa della macchina. Mi permette di riassumere tutte le informazioni più utili come stato di ricarica, autonomia totale, impostare l'ora di partenza in modo da poter climatizzare la macchina prima di partire, il carburante tradizionale, localizza la macchina e localizza tutte le colonnine. I pulsanti inseriti nel tunnel centrale permettono 5 soluzioni di guida. In auto e-drive la vettura gestisce tutto da sola, poi ci sono le modalità Eco Pro, Comfort e Sport. Gestiscono l'auto dallo sterzo alle sospensioni, compresa la velocità di cambiata dei paddle al volante. La funzione Max Drive permette alla vettura di andare in modalità elettrica fino a 120 km/h, usufruendo solo della trazione anteriore. Dunque in partenza viaggiamo in silenzio, si sente solo il rotolamento degli pneumatici sull'asfalto. Scendere e salire dalla i8 richiede un impegno decisamente particolare, però ci sta perché la vettura è molto speciale e lo vedete già dalle linee. Tutte le appendici alari hanno un senso e soprattutto una funzionalità aerodinamica ben specifica. Questo taglio posteriore, per esempio, fa confluire l'aria qui sotto e dà maggior deportanza nella parte posteriore dell'auto. Impossibile non notarla al passaggio, un piccolo capolavoro di ingegneria con un'autonomia di circa 500 km e la possibilità comunque di ricaricare la parte delle batterie ad una presa di corrente convenzionale o pubblica con monitoraggio del processo di ricarica a distanza con remote app per lo smartphone.